Siamo qui con l'avvocato Salvatore Timpanaro, presidente del Rotary Club di Nicosia, per parlare del busto dedicato a Ferdinand Pecora, il magistrato italoamericano che negli anni 30 mise sotto processo i banchieri americani per il crack del 29. Famoso in America, un po' meno noto qui in Italia e soprattutto da noi. Come avete scelto questa figura? Il Rotary Club di Nicosia, che ho l'onore di presiedere, sin dall'inizio di quest'anno rotariano, ha individuato in Ferdinand Pecora un illustre nicosiano, un personaggio nicosiano veramente importante, che è molto noto negli Stati Uniti, dove è considerato un eroe nazionale, e direi invece quasi sconosciuto al grande pubblico e poco conosciuto anche nella sua patria a Nicosia. È un personaggio di grandissimo spessore. Nasce nel 1882 a Nicosia, figlio di un ciabattino, emigra verso New York con la classica valigia di cartone con lo spago, lì diventa avvocato di successo e quindi percorre i gradi di una carriera luminosa che lo porterà sino alla Corte Suprema dello Stato di New York e poi soprattutto diventerà famoso presiedendo la Commissione Pecora, che da lui prese il nome. Se non sbaglio poi fu pure candidato per la poltrona di sindaco di New York negli anni 50, ma non riuscì, se non sbaglio, sì, in questo intento. Desideravo sottolineare, ecco, per quanto riguarda la Commissione Pecora, fu una commissione d'inchiesta istituita da Roosevelt negli anni immediatamente dopo la Grande Depressione, dopo la crisi del 29, ed egli con un metodo investigativo del tutto innovativo, con le famose audizioni Pecora, che durarono due anni, nel 32 e nel 33, mise sotto inchiesta ed inchiodò alle loro responsabilità i magnati della finanza, i più grandi banchieri americani. Disse Roosevelt che la storia degli Stati Uniti, se non ci fosse stato Pecora, sarebbe stata diversa. Come lei esattamente ricordava, fu nel 50 esattamente, fu candidato a sindaco, ma gli preferirono un altro italo-americano, anch'egli figlio di un ciabattino come il Pecora. Il Pecora comunque ebbe dei grandi riconoscimenti, per esempio gli fu dedicata una copertina del Times. Avete realizzato questo busto che, se non sbaglio, è in bronzo. Chi l'ha realizzato e dove verrà collocato? Sì, allora, la collocazione ovviamente sarà decisa e stabilita d'intesa con l'amministrazione comunale. Il Rotary, che è un club di donne e di uomini di servizio, donerà alla città questa opera dell'artista, dello scultore palermitano, un giovane scultore palermitano che è già famoso e che ha avuto già una grande fortuna artistica, che si chiama Gabriele Venanzio. Noi lo doneremo alla città. Si tratta di un busto in bronzo, faremo realizzare, pure abbiamo commissionato, un basamento in marmo e sarà collocato in un posto decoroso nell'ambito del circuito, direi, principale cittadino. E chiederemo al sindaco, sensibilizzeremo l'amministrazione comunale anche per intitolare una via o una piazza a questo nostro illustre concittadino.